segue, si all'inizio che è una costola della banda principale, insieme alla Big Band. Quest'anno a Santa Cecilia è stato un po' protagonista del territorio di Vedra e nelle circostanze, sia con la banda principale, con i suoi concerti di primavera, questi di Natale, e il secondo concerto che facciamo domenica scorsa ce n'è stato uno alla Madonna di Fatima, e i concerti d'estate, come del resto anche l'altra banda che diciamo, ci seguiamo nelle ore, uno delle titolari. Noi abbiamo, come ho detto prima, diversi corpi, diverse costole. Una di queste costole è la Big Band. Quest'anno si è esibita in diversi spettacoli, tra cui la rassegna musicale jazz che noi facciamo in Comune di Vedra tutti gli anni tra il mese di febbraio e di marzo. Quest'anno, il giorno 24 di febbraio, avremo il primo spettacolo della rassegna, cioè quest'anno, l'anno entrante, il primo spettacolo della rassegna, e interverrà questa volta il maestro Tomelleri, quindi chi è amante della musica jazz è invitato. Poi la Big Band si esibita alle entrate, e in due occasioni, a maggio e 15 giorni fa, al Teatro San Rocco, dove ha avuto modo di accompagnare la manifestazione in onore di Garinese Giovannini la prima volta, e l'ultimo il venerdì scorso dell'altra settimana abbiamo accompagnato i teatranti della città di Serena. La Inner Band anche lei si è data da fare e ha dimostrato diverse volte con diversi concerti la sua capacità. Si è gemellata quest'anno con la città di con l'Inner Band della città di Desio e ha tenuto diversi concerti, tra cui all'Anna Frank il concerto per i flauti dolci. La nostra scuola, sapete che noi insegniamo alle scuole primarie da tanti anni, e come tutti gli anni, anche il prossimo anno, il giorno 13 di gennaio, all'Anna Frank si terrà il saggio degli alunni che seguono i nostri corsi musicali. Io non mi dilungo tanto perché ho voluto un po' darvi la rassegna che facciamo, non mi dilungo perché lo spettacolo è piuttosto corposo, e quindi abbiamo, come ho detto prima, oltre alla banda principale anche la Inner Band, e passo la parola alla nostra presentatrice Chicca Busnelli. Presentatrice ci sei? Ti ho chiamato? Eccola, un applauso. Senti un attimo ancora, vorrei ringraziare, salutare innanzitutto per la presenza il nostro curato Don Claudio e il sindaco che sono qui presenti con noi. Sono invitati poi a dire le parole a tutti, grazie. Sindaco, vuoi intervenire subito o dopo? Lo spettacolo. Buonasera a tutti, adesso accogliamo con un grande applauso la banda junior del corpo musicale della Santa Cecilia. Michael Sweeney.
scritto sulla base della ricca e varia tradizione delle canzoni tradizionali celtiche, questo pezzo si apre con la toccante melodia chiamata The Parting Brass, lo specchio della separazione. Flauti e percussioni prendono il sopravvento nella danza, la canzone dell'amore fatato, e l'intera Union Band si unisce nel grandioso finale. Celtic Air and Dance di Michael Schwine dirige il maestro Mauro Salvador. Scritta dal re Enrico VIII agli inizi del XVI secolo.
poco dopo la sua incoronazione. Essa è considerata come la più famosa delle sue composizioni, diventando una canzone popolare in Inghilterra e in altri paesi europei durante il Rinascimento, e si è ipotizzato che possa essere stata scritta in onore di Caterina d'Aragona. Past Me in Good Company, Enrico VIII d'Inghilterra, dirige il maestro Mauro Salvadori. Thank you.
Andrà ad aggiungersi a quella che già hanno per il nuovo anno.
per cui passiamo a passare una sezione alla volta e vi chiedo un applauso. Con il quale abbiamo una grande collaborazione e
anche come comunità pascolare, Santo Crocifisso, le nostre tre parrocchie. La Santa Cecilia accompagna sempre i vari momenti, anche nell'anno liturgico, soprattutto alcune anche tradizionali processioni della nostra comunità di vita. Colgo l'occasione questa sera semplicemente per anticipare gli auguri di un Santo Natale a ciascuno di voi, a tutte le famiglie, che sia un Natale di grande gioia, di grande serenità, nel poter accogliere il dono per eccellenza che per noi cristiani è il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Se siamo qui questa sera in questo luogo particolare, in questa chiesa, e anche proprio per aiutare a contemplare il mistero di un Dio non lontano ma presente in mezzo a noi, che accompagna le vicende umane, quelle gioiose, quelle anche più faticose, le ombre anche della nostra vita e della nostra società, alcune causate anche spesso dalle nostre scelte. Chiediamo allora una grande collaborazione, una partecipazione per far sì che sempre di più le nostre comunità, la nostra anche comunità appunto di vita, abbia a vivere l'esperienza dell'essere sempre vicini a chi è più nel bisogno, per dare luce dove c'è più ombra. E allora anche una serata come questa, che rallegra il nostro approssimarci alla grande gioia del Natale, sia veramente un momento bello per augurarci questa serenità, questa speranza, questa gioia nel terminare anche un anno, iniziare un anno nuovo, il 2018, con tanta speranza nel mondo. Grazie e buon Natale a tutti voi. Il nostro concerto è stato composto da Jan van der Rost, un
uno dei più importanti compositori contemporanei per strumenti a fiato e dedicato ad una banda giovanile belga di nome Arlecchino. I colori e l'efficacia strumentale sono proprio le caratteristiche di questa brillante composizione, come del resto esplica il titolo, che liberamente tradotto significa proprio il fascino degli strumenti a fiato. Il brano inizia con una sfavillante e luccicante fanfara di ottoni a cui segue subito un ritmo incalzante, dove le diverse sezioni si alternano nella conduzione del discorso musicale. Dopo un intermezzo cantabile ed espressivo dell'insolito ritmo di 5 quarti, ritorna l'idea iniziale della fanfara con gli strumenti ad arcia che si contrappongono con grande virtuosismo. Flashing Wind di Jan van der Rost dirige il maestro Mauro Ciccarese. Thank you.
brano, quadri da un'esposizione di Modest Mussorgsky. Quadri da un'esposizione e da una suite per pianoforte di Modest Mussorgsky e la sua composizione per pianoforte più famosa ed è inventata nel corso degli anni l'oggetto di un gran numero di strumentazioni, specie per orchestra, da parte di altri compositori musicisti, sia di stampo classico che moderno, passando anche per la musica jazz. La versione più nota e più eseguita è senza dubbio quella orchestrata da Maurice Ravel, a cui la nostra trascrizione bandistica oggi si ispira. La composizione si presenta come un percorso ideale in cui si alternano pagine descrittive, quadri con brevi episodi musicali che indicano lo spostamento del visitatore da una sala all'altra di una mostra pittorica. In realtà l'autore utilizza spunti e suggestioni iconografiche per creare con forza visionaria quadri musicali autonomi che soddisfano diversi archetipi creativi. Il gusto per le scene popolari, il mondo della fiaba e dell'infanzia, il senso del grottesco e del macabro, la concezione epica della storia e della tradizione russa. Di questo monumento sonoro noi oggi ascolteremo alcuni estratti, ovvero la passeggiata, filo conduttore ed autentica sigla dell'intera composizione, il vecchio castello, struggente canzone d'amore davanti alle mura di un castello medievale, Vidro, caratteristico carro dei contadini polacchi dalle ruote altissime e pesantissime, il balletto dei cucini nel loro guscio, la capanna di Baba Yaga, la strega Baba Yaga raffigurata presso la sua dimora, un orologio a cucù sorretto da zampe di gallina, ed infine la grande porta di Kiev. Quadri da un'esposizione di Modest Mussorgsky, dirige il maestro Mauro Ceccaresi. Thank you.
Thank you.
da parte del maestro Mauro Cicarese. Angels in the Architecture di Frank Zichelli. Angels in the Architecture, gli angeli dell'architettura, è stato eseguito per la prima volta al Teatro dell'Opera di Sydney il 6 luglio 2008 da una banda di giovani musicisti provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti, diretta da Matthew George, uno dei più importanti direttori d'orchestra americano. Il titolo del lavoro è ispirato alla Sydney Opera House stessa, con i suoi ornamenti acustici a forma di aureola che pendono direttamente sopra il palcoscenico. La composizione si sviluppa come il drammatico conflitto tra i due estremi dell'esistenza umana, il bene e il male, e comincia proprio con un canto del XIX secolo che recita: sono un angelo di luce, sono arrivato dall'alto, sono vestito con l'amore della mamma, sono venuto per proteggere la mia bella prescelta e guardarli verso la terra promessa. Adesso la parola al maestro Mauro Cicarese. Bene, la presentatrice mi ha un po' illustrato le caratteristiche generali del brano che andremo adesso a suonare, ma io volevo puntualizzare alcuni aspetti dell'esecuzione. È un brano non di facile ascolto e quindi preferivo, prima dell'esecuzione, darvi una piccola guida su come apprezzare meglio questo brano che adesso andremo a suonare. Il brano vive sull'alternanza, sul conflitto tra il bene e il male, e noi rappresentiamo proprio il bene attraverso un canto che sentiremo arrivare dal profondo, non vedremo esattamente da dove, un canto di un angelo, un canto è una canzone in realtà del 1900, inizio 1900, di una congregazione cristiana, ma che si rifaceva un po' al calvinismo americano, una canzone che appunto inneggia all'angelo, alla luce. Questa luce pian piano viene rotta, viene trasfigurata tramite proprio alcuni suoni della banda che sentirete stonati forse. Cosa stanno suonando? No, è proprio voluto, stiamo trasfigurando il bene, il male che pian piano arriva e vuole in qualche modo rompere il bene. Il male è talmente profondo che ha una sua sigla, una sua icona, un suo inno, un suo urlo. Ve lo faccio sentire. Dai strumenti più acuti dell'orchestra, in questo caso il flauto, l'ottavino e l'oboe. Avete sentito un modo anche molto acuto, molto sibilante, proprio per meglio rappresentare questo male che si impugna attraverso il bene, ma ritorna alla luce, e lo fa attraverso un corale fatto dagli strumenti più voluminosi, più giganti dell'orchestra, sono gli ottoni, un corale che adesso vi faccio apprezzare. Saranno tantissime citazioni di brani famosi, popolari,
la citazione di un brano ebraico che inneggia appunto alla pace, Eved Shalom si chiama, che introducono i clarinetti. Thank you.
Giorgia Stoica al clarinetto. Thank you.
pop rockstar si è affermato come una figura ben nota nel mondo della musica. Destinatario di molti premi legati ai propri lavori, è noto per le sue colorate composizioni orchestrali e corali, presenti nelle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi del centenario del 1996 ad Atlanta, Radio City Music Hall, Christmas Spectacular, nelle produzioni per gli Stadio Business e tanti altri ancora. Soprannominato Mr. Christmas per le sue innumerevoli rielaborazioni dei canti di Natale, sa cogliere gli elementi più accattivanti e piacevoli delle celebri carte natalizie e con maestria li ripropone con gusto ed originalità. Di questo autore ascolteremo un suo lavoro che contiene in ordine sparso i seguenti brani: Carol of the Bells, Think of Merrily on High, Jingle Bells, I Heard of the Bells on Christmas Day, and Silver Bells. The Bells of Christmas, Le Campane di Natale, di Bob Krogstad, dirige il maestro Mauro Ciccarese.
sia Notte silenziosa. È un canto natalizio di origine austriaca di Franz Gruber. Il 24 dicembre 1818 il reverendo Joseph Bohr chiese a Franz Gruber di musicare il brano da lui scritto per due voci soliste, per coro e chitarra. Non è noto il motivo per cui venne fatta tale richiesta. Un racconto tradizionale riporta che ciò sarebbe avvenuto in quanto l'organo della chiesa era guasto, poiché il mantice era stato rosicchiato dai topi e la riparazione era impossibile in tempi brevi. Gruber compose il brano di getto e fece vedere la partitura a Mohr, che approvò subito il tutto. La prima esecuzione pubblica avvenne nella notte del 24 dicembre 1818, durante la messa di Natale nella chiesa di San Nicola di Oppendorf presso Salisburgo, ed il brano venne eseguito dai suoi due autori, con Mohr che cantava la parte del tenore ed accompagnava con la chitarra Gruber che intonava la parte del basso. Oggigiorno è una delle più note e conosciute canzoni natalizie e si ritiene che sia stata tradotta in circa 140 lingue. La versione italiana, dal titolo Astro del Ciel, ormai è diventata popolare anche a livello internazionale. Non è una traduzione del testo tedesco, bensì un testo originale scritto con una nuova creatività poetica dal prete bergamasco Angelo Meli nel 1937. Noi l'ascolteremo nella versione armonizzata e rielaborata per strumenti a fiato del celebre arrangiatore americano Sammy Nestico. Stille Nacht di Franz Gruber, dirige il maestro Mauro Ceccarese.
Allora, visto che è Natale, facciamo una piccola parte della fantasia natalizia che abbiamo suonato poc'anzi. Vi auguriamo a tutti buon Natale e una piccola dedica, se permettete, visto stasera abbiamo iniziato un attimo tardi perché un nostro componente purtroppo è stato poco bene, è attacco cerebrale, stava portato in ospedale, sta benissimo. È lì per accertamenti, quindi glielo dedichiamo in qualche modo. Penso a tutti voi, ma anche un pochino a lui che oggi voleva essere dei nostri, anche quando stava male. E niente, a tutti voi, a lui che oggi purtroppo dovesse essere. Auguri ancora!